Vi invito a prendere il... Uh, leggeremo un verso ma poi ne leggeremo molti altri ma questo verso lo possiamo leggere tutti insieme. In primo Samuele al capitolo 16, primo Samuele capitolo 16 è un verso molto conosciuto, è il momento in cui eh, Samuele deve ungere re di Israele qualcuno che Dio gli ha detto di, eh, di fare. Dio ha designato una persona, sappiamo chi è, Davide. E Samuele va eh, a casa eh, di Isai padre di Davide, con tutti gli altri suoi fratelli, è pronto per ungere di olio l'uomo che Dio si è scelto come re in sostituzione di Saul, perché Saul è stato una persona infedele. Disobbediente, faceva di testa sua, Dio l'aveva costituito, costituito re, ma lui faceva di testa sua, allora a un certo punto Dio gli annuncia per mezzo di Samuele: Dio ti toglierà il regno e lo darà un altro. Ed è questo, è questo momento quando a un certo punto Samuele si trova a casa di Davide, Davide non è ancora presente, verrà dopo, ma a un certo punto davanti a Samuele c'è un giovane, uno dei fratelli di Davide, e Samuele, verso 7, verso 7 dice Samuele nel suo cuore, sicuramente costui è l'uomo che Dio ha scelto, perché lo vedeva in una certa forma, forte, muscoloso, insomma, caratteristiche degne di un leader, almeno di quel tempo. Oggi sono, ci sono molte altre caratteristiche no, che noi guardiamo per verificare se una persona è un leader. Ma verso 7, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Dio guarda il cuore. Dio non guarda l'apparenza, Dio vede l'apparenza. Ma Dio non si sofferma all'apparenza, Dio vede la superficie, ma Dio non si limita alla superficie, Dio va nel profondo. Dio porta alla luce le cose nascoste, è scritto. Cosa noi, quello che noi nascondiamo, Dio lo tira fuori. E più noi lo nascondiamo, più Dio lo tira fuori. <coughs> Ho una domanda e su questa domanda avverto un po' tutto il mio sermone. A chi, è che piace, a chi è che piace vivere nell'inganno, nell'illusione? Onestamente credo a nessuno, a nessuno piace vivere nell'illusione, nell'inganno, eppure noi sappiamo che questo mondo vive in questa realtà, tutto quello che nel mondo è soltanto menzogna, è solo inganno, anche le cose che umanamente sono eh, buone, lecite, però dietro tante volte nascondono un inganno. Il mondo è impastato in questa farina. Gesù non a casa ha chiamato il diavolo il padre della menzogna. Ed è anche scritto che lui è il Dio di questo mondo, anche se il nostro Dio è il Signore anche di questo mondo. Ma il diavolo è chiamato, il Dio di questo mondo, parlando del suo sistema perché lui non fa altro che trarre in, in inganno gli uomini. Ecco perché le persone sono tratte facilmente eh, da tutto ciò che è appariscente. Quindi il mondo vive nell'inganno. Quando Gesù entra nella nostra vita, lui ci porta la luce, ci porta la verità, e la verità libera, ha detto Gesù. Grazie. La verità ci libera, la luce ci libera tutto ciò che è menzogna, tutto ciò che ha a che fare con le tenebre, tutto ciò che ha a che fare con l'illusione, noi veniamo salvati, veniamo liberati da tutto questo. Amen? Questa è la nostra esperienza. Però noi sappiamo purtroppo che tante volte questa apparenza, questo inganno, questa illusione, in un modo molto più sottile, tante volte arriva a entrare anche nelle chiese. Fuori ci sono persone che sono letteralmente legate da catene, dentro ci sono credenti che tante volte sono legati da fili molto più sottili, più sottili forse di un capello, però così forti da tenerci in inganno, da tenerci prigionieri. Credenti che sono legati da anni, da sistemi, da vizi, da peccati, da attitudini sbagliate. A chi piace vivere nell'illusione? Cos'è l'illusione? È quando tu credi una cosa, tu credi che quello che tu stai vivendo, come tu stai vivendo, quello che tu stai proferendo, quello che tu stai insomma coltivando ogni giorno è buono, è giusto, ai tuoi occhi appare dritto, appare buono, poi a un certo punto ti svegli e scopri. Che non è niente di vero, tutto quello che tu, per cui tu hai vissuto era solo un inganno, un'illusione. E quando ci si sveglia e ci si rende conto che la cosa per cui io ho vissuto era solo un'illusione, Dio mio, l'angoscia che uno prova dentro, guardate che è una cosa veramente micidiale, lo so anche per esperienze. Credo che tutti noi in un momento della nostra vita ci siamo svegliati, Dio ci ha dato questa rivelazione e abbiamo scoperto che stavamo vivendo per cose sbagliate. Amen. E non è facile tante volte venire alla luce. Sì, magari viene alla luce, ma camminare nella luce, vivere nella luce ogni giorno è tutt'altro discorso. Eppure l'unica cosa che ci può tenere lontano dall'illusione, tutto ciò che è menzogna, è inganno. Solo la luce è la risposta. Solo la luce è la risposta. Ecco perché Gesù ha enfatizzato molto. L'Apostolo Giovanni nel suo Evangelo, ma anche nelle sue Epistole, enfatizza molto questo. Vivete nella luce, camminate nella luce. Perché solo stando nella luce, solo stando nella presenza di Dio, solo vivendo nella parola, noi possiamo essere liberati da tutte queste cose. E rendeci conto di cosa ci sta in qualche modo offuscando la vista spirituale, cosa ci sta legando. Nell'Antico Testamento, adesso cominceremo a citare alcune scritture. Le leggo io, voi potete prendere nota se volete. Nell'Antico Testamento Dio aveva detto qualcosa a Israele il suo popolo. Dio aveva detto qualcosa. In Deuteronomio capitolo 12, dal versetto 29 al 32, Dio aveva detto questo. Quando il Signore, il tuo Dio, avrà sterminate davanti a te le nazioni che tu stai andando a spodestare, perché Dio stava dando loro la terra promessa, c'erano nazioni pagane, Dio aveva detto, io vengo e combatto insieme a te, tu vai a prendere possesso di questa terra. Quando tu le avrai spodestate e ti sarai stabilito nel loro paese, guardati bene dal cadere nel laccio seguendo il loro esempio. Dopo che esse saranno state distrutte davanti a te e tu ti sarai informato sui loro dei, dicendo come servivano i loro dei queste nazioni, anch'io voglio fare lo stesso tu non farai così riguardo al Signore al tuo Dio perché se praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che egli detesta davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che io vi comando e non vi aggiungerai nulla e nulla vi toglierai quest'ultima affermazione nulla vi aggiungi e nulla vi togli è un'affermazione che noi troviamo molto ricorrente nella Bibbia. Anche in Apocalisse Gesù deve dire alla fine, dopo tutto un discorso, non aggiungere e non togliere. Quello che ha detto così è. Se tu aggiungi, se tu togli, tu vai incontro a un severo giudizio, vai incontro a delle situazioni poco piacevoli. Eppure nel corso della storia proprio Israele, ma non solo Israele, uomini si sono sentiti in autorità, in diritto di aggiungere e di togliere ciò che Dio aveva detto. Dio aveva detto così sono le cose, così devono rimanere, ma qualcuno ha pensato che forse Dio si era sbagliato e che lui era nell'autorità di aggiungere o di togliere. Quello che è successo... Sta succedendo ancora oggi. Ci sono persone che stanno aggiungendo alla Bibbia. È vero che noi nel mondo vediamo questo ogni giorno. Ogni giorno c'è qualcuno che aggiunge qualcosa. Ci sono nuove dottrine proprio che tu facilmente le riconosci se hai conoscenza della Bibbia. Ma voi sapete che nella Chiesa tante volte, già ai tempi degli Apostoli, quando loro parlavano dei falsi profeti, dottori, eccetera. Purtroppo tu stai assistendo a cose del genere, come è possibile che entrino nella Chiesa e quindi anche nella nostra vita modi di pensare, modi di fare, modi di agire, che Dio ha già detto è sbagliato. Eppure noi siamo lì a praticare certe cose, a vivere in un certo modo, a coltivare un certo stile di vita, pensando, pensando, ecco l'inganno, pensando che in ogni caso noi sperimenteremo la benedizione di Dio, che avremo l'approvazione di Dio sulla nostra vita. Ho diverse scritture, quindi. Dio aveva parlato di un peccato in Israele e io credo che è alla base di tutti i peccati. Dio aveva detto, in Deuteronomio, capitolo 29, Dio ha detto dal verso 18, Nessuno, dice il Signore, nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda, si inganni nel suo cuore dicendo io avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Sapete cos'è la caparbietà? È l'ostinatezza. È quando uno dice a me, nessuno mi cambia, nessuno mi corregge. Quello che ho detto, quello che credo, è così, punto e basta. Ora, fino a quando questa tua ostinatezza è rivolta verso la Bibbia, verso la parola di Dio, allora è buono, perché sotto questo aspetto pure Gesù era ostinato. Quando i farisei e perfino i discepoli hanno cercato di smuovere Gesù, di ammorbidire un po' gli insegnamenti di Gesù, Gesù ha detto no. A un certo punto qualcuno gli ha detto dei suoi discepoli, Gesù, ti stanno tutti lasciando. Forse sarebbe il caso che tu ammorbidissi un po' il tuo messaggio. Lui ha detto, potete andarvene pure voi, perché quello che dico è da Dio. E così rimane. Quindi fino a quando la tua ostinatezza ti spinge ad essere fedele, obbediente a Dio, allora va bene, benedetto ostinatezza. Ma Dio sta parlando di un altro tipo di caparbietà o di ostinatezza. e quando noi non ci lasciamo correggere. È quando Dio ti dice una cosa e noi diciamo nel nostro cuore: No, io farò diversamente. È l'illusione, l'illusione è questa: io avrò pace. Anche se continuo a vivere o a camminare o a fare quella cosa sbagliata, io avrò comunque pace. Guardate dove erano caduti. Noi stiamo parlando di Israele al tempo del, di Mosè, Deuteronomio, ma oggi non è che sia diverso. Quante volte io ho dovuto sentire proprio dai credenti, mentre loro vivevano certe situazioni che secondo la Bibbia andavano veramente riprese, praticavano certe cose anche a livello immorale, abbiamo dovuto dire guarda che è sbagliato. Non puoi vivere così, non puoi fare queste cose, non puoi coltivare il risentimento, amarezze nel tuo cuore per tutto questo tempo. Tu devi rilasciare perdono, tu devi benedire la persona che ti ha ferita, tu devi poter rivedere un po' la tua vita anche matrimoniale, tu devi poter vedere certe situazioni nella tua vita. Quante volte mi sono sentito dire, no, io ho pace nel mio cuore. Geremia capitolo 7 versetto 24 Dio parlerà ancora di questa caparbietà, di questo peccato. Dice ma essi non ascoltarono, parlando di Israele, ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Noi pensiamo di andare avanti. Io vivo un certo modo. Dio mi dice che quel modo è sbagliato, ma io penso che comunque vado avanti. Ma Dio ti dice: No, tu non vai avanti, tu vai indietro. Tu vai indietro. Se non aggiusti la tua vita, se non regli la tua condotta, se non vedi la tua vita davanti a Dio, davanti alla parola, tu non puoi andare avanti. Tu non puoi andare avanti, tu andrai indietro. Geremia verso, capitolo 18 versetto 12. Ma costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo, seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparietà del nostro cuore malvagio. Cioè Dio stava parlando con loro attraverso il profeta, stava dicendo, guardate dovete raddrizzare i vostri sentieri sbagliati, dovete rivedere le vostre cose. Ma loro dicevano no, è inutile, noi continueremo a vivere e a fare in questa maniera, perché io ho una grande pace nel mio cuore. Diversi anni fa, con mia moglie, abbiamo ministrato a una coppia, una coppia di credenti. Lui aveva delle forti responsabilità in chiesa, predicava anche, era un valido collaboratore. La moglie pure aveva delle forti responsabilità in chiesa. Insomma, la chiesa era benedetta, loro erano benedetti, ma a un certo punto nella loro vita sono subentrate delle situazioni, incomprensioni, diverse altre cose. Non c'era infedeltà, niente di tutto questo. A un certo punto lei ha dichiarato io voglio lasciare mio marito. Noi abbiamo ministrato a questa coppia, abbiamo detto. Tutti e due avevano il loro, il loro torto, il torto era da entrambi i lati. Ma a un certo punto, mentre abbiamo ministrato con questa sorella, lei ha detto qualcosa, ha detto, io ho una grande pace nel mio cuore nel fare questo. Abbiamo dovuto dire a lei, la pace che tu hai nel tuo cuore non è quella divina, non è quella di Dio. Voi sapete che noi siamo facilmente soggetti all'emozione, ai sentimenti. Tu puoi trovare persone nel mondo che stanno bestemmiando Dio e ti stanno dicendo: Io ho grande pace nel mio cuore, che stanno vivendo nell'immoralità, nel peccato, ma hanno una grande pace nel loro cuore. E io dico loro: Io ci credo, solo che questa pace che senti non è da Dio. Non è da Dio. Perché in Isaia è scritto: O oh, se la. Se tu fossi obbediente, se tu camminassi secondo la mia parola, la tua pace sarebbe come un fiume, scorrerebbe forte nella tua vita. Quando noi abbiamo pace è perché c'è obbedienza. Dove non c'è obbedienza non c'è pace, non quella di Dio. Dio non benedice le persone che vogliono vivere nel peccato, nella disobbedienza. <coughs> Ma com'è facile per noi illuderci? C'è una storia nella Bibbia che a me ha sempre toccato, perché in qualche modo rispecchia un po' anche i nostri giorni. E una delle tante si trova nel libro dei Giudici. Ci sono due capitoli, il capitolo 17 e il capitolo 18. Ve lo abbrevio. Nel capitolo 17 c'è la storia di un ragazzo, si chiama Mica. Questo ragazzo ha una madre, del padre non si fa menzione. Bene, succede che questo ragazzo un giorno ruba, ruba del denaro a sua madre. La madre ha messo nascosto del denaro, lui l'ha visto e gli prende soldi. La madre si accorge che il suo denaro è stato rubato, ma non sa che è stato suo figlio a rubarlo. Allora cosa fa? Maledice questo ladro nel nome del Signore. Ladro, che Dio ti maledica, chiunque tu sia. Questo figlio sa che adesso quella maledizione ricade su di lui. Allora cosa fa? Lui è pentito, va dalla madre e gli confessa, sono io che ho rubato il denaro. E la madre, allora cosa fa? Lo benedice nel nome del Signore. Toglie la maledizione e lo benedice. Poi cosa fa la madre? Prende questo denaro che il figlio gli restituisce e la madre va da un artigiano e si fa costruire un idolo. Un idolo. Perché in quel tempo, come anche oggi, erano un po' come portafortuna. Quindi si fa costruire un idolo, prende l'idolo e lo dona a suo figlio. Bello della mamma, c'è l'idolo. Poi un giorno succede che bussano alla sua porta, lui va ad aprire e c'è un sacerdote di Dio davanti. Un sacerdote, in quel tempo, nel libro dei giudici, le, uh, Israele è divisa e dice la Bibbia che ognuno fa quello che uh, meglio crede, quello che gli piace e gli pare. Questo sacerdote sta cercando vitto e alloggio, sta cercando qualcosa da mangiare e un posto per sistemarsi. E allora questo ragazzo gli fa una proposta, gli dice, senti, ma perché non mi fai da padre spirituale, diventi il mio sacerdote, io ti do vitto e alloggio. E questo sacerdote accetta e diventa il suo padre spirituale, il suo sacerdote personale. Il capitolo 17 si conclude con le parole di questo ragazzo che dice, ora io so che il Signore mi farà del bene. Quante volte ho sentito questa affermazione? Io so che Dio è con me, io so che il Signore mi farà del bene. Ma inizia il capitolo 18 e io lo chiamo il capitolo della misericordia. Credo che il Signore abbia voluto dare uno schiaffo a questo ragazzo, non per fargli del male, ma per dirgli svegliati. Perché succede qualcosa, succede che arrivano dei ladri e gli rubano tutto, l'idolo, i soldi, perfino i sacerdoti. E quando questo qui comincia a dire qualcosa, a protestare, questi gli dicono: Se non te ne vai a casa. E lui con la coda tra le gambe è costretto ad andarsene a casa e ha perso tutto. E io mi domando: Ma dov'era Dio? Perché Dio non gli ha fatto del bene? Quante volte noi confessiamo cose, dichiariamo la benedizione di Dio sulla nostra vita, ora oh, è vero? La Bibbia dice che la benedizione di Dio è sulla nostra vita, ma quante volte noi dichiariamo la benedizione di Dio sulla nostra vita, affermiamo, confessiamo che Dio è con noi e poi improvvisamente scopriamo che non è nulla di tutto ciò. Questo ragazzo l'ha fatto, altri lo fanno. Cos'è che non andava? Non andava tutto quello che stava succedendo. Per Dio tutto quello che stava succedendo era sbagliato. Anche il fatto che devi avere il sacerdote come il tuo padre spirituale è sbagliato. I sacerdoti dovevano guidare un'intera eh, tribù, non singoli individui, l'idolo. Ma chi ti ha detto mai di costruire un idolo? Di avere un idolo? Eppure quante volte noi affermiamo, confessiamo, e il nostro motto, il nostro motto è Dio mi farà del bene. Ok, ma siamo sicuri che? Veramente così, Dio aveva detto: ritorniamo a dire, non aggiungere, non togliere, ma in questo tempo uomini stavano togliendo, stavano aggiungendo. C'è un altro esempio nella scrittura, dove il discorso della caparbietà è così marcato, si trova ancora in Geremia, perché succede qualcosa. In Geremia, capitolo 42, poi 43, succede questo. Israele adesso si trova in Babilonia, deportato in Babilonia, perché è stato infedele a Dio. A un certo punto molti di loro decidono di scappare da Babilonia e di andare in Egitto. Vogliono rifugiarsi in Egitto. Ma prima di andare in Egitto vogliono consultare Dio. Così vanno dal profeta Geremia vanno dal profeta Geremia per chiedere a lui di consultare il Signore. E guardate cosa dicono. Allora tutti i capi degli uomini armati, fanno menzione ai nomi di costore, tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia, ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, affinché il Signore, il Dio tuo, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. Cosa noi dobbiamo fare? Consulta a Dio. Allora, il profeta Geremia disse loro: Io ho inteso, ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio come mi avete detto. E tutto quello che il Signore vi risponderà, io ve lo farò conoscere, non vi nasconderò nulla. Quelli dissero a Geremia: il Signore sia un testimone veritiero e fedele contro di noi se noi non faremo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci, sia che la tua risposta sia gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore, il nostro Dio, al quale noi ti mandiamo. Dopo dieci giorni la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia chiamò tutte queste persone, dal più piccolo al più grande, e disse loro, Così parla il Signore, il Dio di Israele, al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad, ad abitare in questo paese, io vi stabilirò e non vi distruggerò. Vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto. Non temete il re di Babilonia, del quale avete paura. Non lo temete, dice il Signore, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano e poi li avverte del giudizio a cui andranno incontro se invece lasceranno Babilonia verso 40, capitolo 43 dal verso 1 e quando Geremia ebbe finito di dire al popolo tutte le parole del Signore, il loro Dio questi dissero a Geremia tu dici il falso il Signore nostro Dio non ti ha mandato a dire non andate in Egitto per abitarvi. E così tutti costoro non ubbidirono alla voce del Signore, che ordinava loro di abitare nel Paese di Giuda, e andarono nel Paese d'Egitto, perché non volevano ubbidire alla voce del Signore. Geremia, noi abbiamo una richiesta, una supplica. Prega Dio perché ci faccia conoscere qual è la sua risposta. Sia che la tua risposta sia favorevole oppure no, noi ubbidiremo. Dici, ma ci fossero così, fossero così tutti i credenti nelle chiese, no? <ride> Geremia consulta Dio. Fino a questo momento Geremia è il profeta di Dio per loro. Lo riconoscono come profeta, sanno che Dio parla con lui, sono pronti, disposti ad ubbidire, ad ascoltare. Geremia chiede a Dio, Dio gli risponde. Lui chiama tutti e dice, il Signore dice, non andate in Egitto, rimanete qua. Geremia, tu sei un falso profeta. Dio non ha parlato con te. Perché questo? Perché loro avevano già determinato nel loro cuore cosa dovevano fare e volevano l'approvazione di Dio. Come dire, Dio deve approvare le nostre scelte. Io voglio fare così, io la penso così, io voglio agire così e Dio deve essere con me, mi deve approvare. Se non lo fa, allora Dio non sta parlando. Tu sei un falso profeta, tu sei un falso pastore, tu sei un falso fratello, tu non sei nessuno perché io voglio agire così. Non pensate voi che questa attitudine sia oggi presente nelle chiese? Diverso tempo fa. Quando noi ancora abitavamo in Sicilia con mia moglie, ho conosciuto un fratello, lui praticamente, eh, abbiamo conosciuto questa, questa persona, era un po' incostante in spiritualmente, poi noi abbiamo lasciato la Sicilia e diverso tempo dopo lui mi ha telefonato, mi ha detto, senti Enzo, io ho bisogno di un consiglio. Ho detto dimmi pure, lui praticamente si era messo con una ragazza che non era neanche convertita e mi diceva io adesso sto con lei e ci dobbiamo sposare ho detto va bene qual è il problema? il problema è che io mi voglio sposare nella chiesa evangelica ma lei invece vuole sposarsi nella chiesa cattolica poi nel mezzo ci sono, si erano messi pure i genitori di entrambi le parti che non erano convertiti facevano pressione perché lui andasse a sposarsi nella Chiesa Cattolica e addirittura gli hanno fatto anche promesse di soldi se lui si sposava nella Chiesa Cattolica. Io comunque ho comunque parlato con lui, anche il pastore aveva parlato con lui, ho ministrato a lui e io ho detto quello che la, come la pensavo. Alla fine lui ha scelto di sposarsi nella Chiesa Cattolica. Va bene, sono comunque marito e moglie. È passato quasi un anno, mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto: Ho bisogno di un consiglio. Era nato il figlio e adesso si stava ponendo il problema del battesimo e <ride> volevo una consulenza, no? cosa devo fare? Perché io non la vorrei battezzare, so che è sbagliato, ma la mia moglie, i miei parenti, tutti vogliono. Che si è battezzato nella chiesa, cosa devo fare? Lì non l'ho lasciato proprio, cioè non l'ho lasciata passare questa cosa. Gli ho detto esattamente che, come la pensavo. Gli ho citato le scritture, gli ho detto: guarda, prendi una posizione, perché non è giusto che tu faccia questo. Parla con la tua famiglia, tu sei il capo della casa, tu sei l'autorità, di esattamente come la pensi, come le scritture dicono. Si ferma in questo proposito. Alla fine, come è andato a finire secondo voi? Lui ha ceduto alle pressioni e io voglio dire: no, ma che mi chiami a fare? Che mi chiedi a fare una consulenza, consigli, quando tu hai già deciso nel tuo cuore di come agire? Pensi forse che io devo appoggiare tutto quello che tu vuoi? Tutto quello che ti passa per la testa? Tutto quello che tu vuoi fare? No, Gesù non l'ha fatto. Gli apostoli non l'hanno fatto, i profeti non l'hanno fatto, non lo farò io con te. Se è sbagliato, è sbagliato non andare oltre ciò che è scritto, non aggiungere, non togliere, non cercare compromessi. Com'è facile vivere nell'apparenza? Pensare che tutto va bene è lo stesso peccato a cui Gesù deve dire poi alla chiesa di Sardi in Apocalisse di ravedersi. La Chiesa di Sardi era caduto proprio in questo tranello perché Gesù dice tu hai nome di vivere, ma sei morta. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo proprio questo: tu vivi di apparenza, davanti agli altri tu sei conosciuta come una Chiesa viva. Ma io che guardo al cuore, alla profondità, io vedo solo morte. Vedo che tu stai vivendo nell'illusione, nell'inganno e devi dire alla Chiesa, ravvediti. Peccati del genere li troviamo poi anche in altre Chiese. Se andiamo a guardare le altre Chiese, la Chiesa di Efeso, la Chiesa di Tiatiri, la Chiesa di Pergamo, vivevano situazioni del genere. C'erano buone cose in mezzo a loro. <coughs> C'erano buone cose in mezzo a loro, buone qualità. E loro erano arrivati al punto di credere che tutto stava andando a gonfie vele. Avevano la benedizione di Dio, prosperavano, crescevano. Però a un certo punto Gesù deve mettere in risalto le cose che non vanno bene, e nella loro vita, nel loro mezzo, Gesù denuncia peccati abbastanza gravi, come la fornicazione, addirittura l'idolatria. E Gesù deve dire, se tu non ti ravvedi, accadranno queste cose. E uno dei giudizi che Gesù dà è, mi sembra la chiesa di Tiatiri, se tu non ti ravvedi, io vengo e combatterò contro di te. Cioè noi sappiamo dalla Bibbia che Dio combatte con noi. Amen. Dio combatte insieme a noi. Ma Gesù dice alla chiesa, non lo dice al mondo. Gesù dice alla chiesa, se non ti ravvedi io vengo. E combatto contro di te. Ma chi è che vuole combattere contro Gesù? Lui deve dire alla Chiesa, se non ti ravvedi, io cancellerò il tuo nome dal Libro della Vita. Sono cose serie, perché loro stavano aggiungendo, stavano togliendo ciò che Dio aveva detto. Erano caparbi, erano ribelli, ostinati. Volevano vivere in un certo modo. In Giosuè, voglio concludere, in Giosuè c'è un episodio. Giosuè capitolo 7, c'è un episodio. Allora, che cosa succede prima di questo episodio? Conoscete la storia, a un certo punto loro marciano contro Gerico, questa città inespugnabile. Dio è con loro e combatte con loro e Gerico crolla quando l'arca di Dio va davanti a loro. Adesso c'è un'altra piccola città che loro vogliono conquistare, si chiama Ai. Gesù dice mandiamo un piccolo numero, non è sufficientemente eh, mandare un grande numero, quindi mandiamo un piccolo numero. Loro vanno, sono fiduciosi, ma quando arrivano per conquistare Ai, dice la scrittura che molti di loro muoiono, le prendono di santa ragione vengono sconfitti. Quando Giosuè viene a sapere della cosa, guardate la sua reazione, dal verso 6. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. Stette così fino alla sera, lui insieme agli anziani di Israele. Essi si gettarono della polvere sul capo. Allora Giosuè poi inizia a parlare e a dire: ai Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli amorei e farci poi perire. Oh ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò io dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? Signore perché? Dove eri? Che è successo? Dove sono le tue promesse? Ai ahimè, adesso è il momento di Dio di parlare. E guarda cosa dice il Signore. Verso 10. Eh... E il Signore disse a Giosuè, alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Ma chi ti ha detto di buttarti a terra, di metterti la polvere in testa? Alzati, perché stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, Giosuè non sono io che sono venuto meno, è Israele che ha peccato. Essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato di osservare. Hanno fatto ciò che non avrebbero dovuto. C'è cioè dell'interdetto in mezzo a loro. Voi avete peccato. Io avevo detto di fare in un modo. Voi avete agito diversamente. Alzati. E poi gli dirà santifica il popolo, santifica il popolo. È più o meno la stessa cosa che succederà molto dopo, sempre nel libro dei giudici: quando a un certo punto Israele va a marciare, va a combattere contro dei Filistei, sono fiduciosi, vanno contro i Filistei, ma perdono, vengono sconfitti. 4.000 di loro vengono uccisi. Allora, loro sono tutti costernati. Cos'è che non ha funzionato? E allora qualcuno dice, noi non avevamo l'arca di Dio con noi. Prendiamo l'arca di Dio con noi e torniamo di nuovo a combattere. E quindi prendono l'arca di Dio e vanno avanti con questa... Forza, con questa fiducia, con questa fede. La Bibbia dice che mentre loro marciavano saltando e gridando di gioia, preagustavano già la vittoria. La terra rimbombava e i filistei hanno sentito quelle loro grida di gioia. Si sono chieste: "Che succede? Qualcuno ha detto: "Sono gli ebrei e Dio è con loro". Loro hanno già visto la loro morte. C'è stato lo scontro e qual è stato l'esito? 30.000 sono morti. Per la seconda volta li hanno presi di santa ragione e l'arca di Dio è caduta prigioniera nelle loro mani. Ma dov'era Dio? Abbiamo l'arca, abbiamo la fede, abbiamo la gioia, abbiamo lo zelo, abbiamo... Cosa è che è andato storto? Israele stava vivendo nel peccato. Israele viveva nella disobbedienza e tu non puoi avere Dio con te quando vive nella disobbedienza e nel peccato. Tu puoi gridare di gioia, puoi saltare, la terra può rimbombare della tua gioia. Tu puoi avere fede, anche come quel giovane che diceva, io so che il Signore è con me, io so che il Signore mi farà del bene. Tu puoi recitare questo ogni giorno, dalla mattina alla sera. Ma la verità è che l'esito sarà il contrario di ciò che tu credevi. Dio non si identifica con i ribelli. Non aggiungere, non togliere, non essere ostinato, non essere caparbio. Sto concludendo. Sto arrivando alla conclusione. Un ultimo passaggio. Ancora con Giosuè. Siamo alla fine della vita di Giosuè. Giosuè sta per morire. Chiama tutto il popolo. E fa loro un bel sermone. A un certo punto Gesù cita quelle meravigliose parole che noi conosciamo. Lui dice: Sentite, voi dovete decidere a chi volete servire, a Dio o ai vostri o, o agli idoli, ad altri dei. E loro dicono: quanto a me dice Giosuè, e alla mia casa abbiamo deciso di servire al Signore. Quindi Gesù li pone davanti ad una scelta. e Il popolo risponde, Giosuè capitolo 24, allora il popolo rispose e disse, noi serviremo il Signore, noi serviremo il Signore. Meravigliosa confessione, noi ci saremmo tutti accontentati, avremmo detto, gloria a Dio. Ma Giosuè ha imparato a conoscere questo popolo. E Giosuè dice, no. Voi non potete servire il Signore perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Lui non perdonerà le vostre ribellioni, i vostri peccati. Cioè, sembra che Gesù li stia scoraggiando nel servire Dio. Questi sono determinati a servirlo e lui dice: No, voi non lo potete servire. Allora il popolo disse a Giosuè: No, noi serviremo il Signore. Erano ancora più determinati, ma Giosuè voleva arrivare ad un punto. Allora Gesù disse: Voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto, Signore, per servirlo. E quelli risposero: Noi siamo testimoni. E allora Giosuè dice loro: Togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi. E inclinate il vostro cuore al Signore il vostro Dio. Togliete via gli dèi che sono in mezzo a voi. Cioè, in mezzo a loro, mentre loro stavano conquistando la terra di Cana, mentre sperimentavano la benedizione di Dio, l'intervento di Dio, la protezione di Dio in mezzo a loro, in mezzo a loro c'erano idoli, non grandi statue, ma idoli. Noi abbiamo l'esempio di Achan che verrà ucciso. Ma non c'era solo Akan, questi idoli, quando loro conquistavano i popoli, questi popoli pagani avevano piccoli idoli fatti di oro, di argento. Era un peccato buttarli, sbarazzarsene, bruciarli col fuoco come Dio aveva comandato. E quindi se li prendevano, li nascondevano nelle loro tende, fra i loro bagagli, avevano un certo valore. Magari qualcuno era anche un portafortuna per qualcuno. C'erano idoli in mezzo a loro. E Gesù deve dire, volete veramente servire Dio? Sì, voi non lo potete servire. Ma no, Gesù, è, vogliamo servire Dio. Va bene, allora togliete via gli dei stranieri, gli idoli che sono in mezzo a voi. In mezzo a voi, adesso. Non quelli che verranno, o quelli che sono stati, quelli che sono adesso in mezzo a voi. Quanti idoli ci sono in mezzo a noi nella nostra vita? Forse piccoli idoli, forse non grandi idoli, piccoli idoli che hanno un certo valore per noi siamo attaccati a queste cose possono essere idoli immateriali, così come possono essere idoli sotto forma. Eh, in qualche modo spirituali, possono essere radici di amarezza, risentimenti, mancanza di perdono, fornicazione, adulterio ed altre cose a cui noi stiamo. Teniamo così tanto, non vogliamo veramente sbarazzarcene di queste cose. Ma Dio dice: Se tu vuoi essere serio con me, se tu veramente vuoi servirmi, allora sbarazzati di queste cose. Sbarazzati di ogni idolo nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua casa. È l'unico modo che hai per servire veramente Dio nel modo giusto. Perché pensare che Dio sarà con noi che noi prospereremo, che noi avremo la sua pace, la sua benedizione, anche quando viviamo nel peccato, nella disobbedienza, nella ribellione, quando andremo contro ciò che lui ha detto. Guarda che non c'è niente di tutto ciò, è solo illusione. Ci sono eresie che oggi stanno entrando nella Chiesa, io rimango veramente abbinito da tutto questo che sto ascoltando, predicatori che stanno affermando che se tu vivi una vita carnale, se tu, come credente, vivi una vita carnale e muori, muori nel tuo peccato, tu lo stesso andrai in cielo. L'unica cosa che ti sei perso in questa terra è il piano di Dio per la tua vita, però andrai in cielo. Quando l'apostolo Paolo ha detto: Chiunque vive nella carne non erediterà il regno di Dio. Un noto predicatore in America ha detto qualcosa. In un'intervista gli hanno chiesto, ma il suicidio è peccato? E gli ho detto, no, non è peccato. Se a un certo punto un credente non ce la fa più a vivere in questa vita e si toglie la vita, il suicidio è un mezzo che Dio usa per portarlo a casa. Ha aperto le porte a tanti cristiani stressati, depressi, che stanno dicendo, Dio non ce la faccio più, mi tolgo la vita lo stesso sono salvato dio mio ho ascoltato questo con le mie orecchie non me l'hanno riferito c'è un video su internet è un noto predicatore ha tradotto perfino la bibbia è stato usato da dio per tradurre anche la bibbia in inglese una nuova riveduta dio mio dico signore tutte queste falsità uomini che si sentono in dovere in diritto che credono di avere l'autorità di aggiungere, di togliere. Dio mio! Ma sapete qual è la cosa più deludente? Quella che veramente mi strazia il cuore, che mi fa piangere, è vedere migliaia di credenti che stanno dicendo Amen a tutte queste cose, che stanno ricevendo, che stanno bevendo, che stanno mangiando queste cose. Io so che molti di loro sono credenti ingenui, semplici, onesti. Ma non conoscono la scrittura e stanno prendendo di tutto. Ecco perché Dio ci ha dato la parola. Ed ecco perché Dio ha detto non aggiungere nulla, non togliere nulla, non essere ostinato, nessuna ha l'autorità, nessuna ha l'autorità di aggiungere o di togliere dalla parola niente. E se qualcuno pensa che la sua ostinatezza frutterà qualcosa di buono, lo porterà ad avere pace, benedizione, prosperità. Dio dice, non illuderti, non illuderti, è solo un inganno, è una menzogna, non illuderti, non succederà niente di tutto questo, né ora né mai. Alziamoci in piedi.